sì, quindi sono una ricercatrice, mi occupo di esposizione a rischio alimentare. Allora faccio subito una premessa che forse vi stupirà, però non sono né esperta di acqua né esperta di arsenico, però so come funzionano le valutazioni del rischio a livello europeo e a livello italiano, e quindi Andrea e Federica mi hanno chiesto di venire qui e a farvi un pochino la storia di quello che è successo per l'arsenico. Quindi quello che adesso vi dirò, sono sicura che è tutto questo. Le domande che mi farete, non so se ci sarò a rispondere, e eventualmente comunque vi potrò fornire ulteriori informazioni in seguito. Allora, quindi, la prima diapositiva, per favore, analisi del rischio. Perché si crea parecchia confusione, voi sicuramente avete sentito le notizie che in 128 comuni italiani l'Europa ha deciso che l'acqua non è più potabile, e probabilmente non sapete bene tutto il processo che c'è stato per arrivare a questa conclusione, quindi volevo giusto provare a raccontarvelo. Allora, come si fa l'analisi del rischio? In pratica si fa in tre tappe. La prima tappa è la valutazione del rischio, che viene fatta da scienziati. Io in particolare mi occupo della stima dell'esposizione. In questa valutazione del rischio ci sono i tossicologi, gli esperti di esposizione, i chimici e così via. Devono decidere in maniera indipendente, se possibile, qual è il rischio. Il secondo punto è la gestione del rischio, cioè le decisioni che vengono prese. Vengono prese a livello europeo, della Commissione europea o del Parlamento, a livello italiano dal Ministero della Salute. E poi l'ultima parte è la comunicazione del rischio, quella viene fatta in parte dalle istituzioni, però soprattutto ovviamente dai giornali, dalle televisioni, dai media. Successiva, grazie. Allora, per quanto riguarda la valutazione del rischio, non so se fosse possibile abbassare un pochino il proiettore. Comunque, per quanto riguarda i contaminanti presenti negli alimenti, in Europa viene fatta dall'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza degli alimenti. Probabilmente ne avete sentito parlare, sta a Parma, c'era stato quel litigio per sapere Parma, Helsinki, sicuramente in quel momento l'avete sentito parlare. Comunque, sta a Parma. È fatta di una serie di panel, e c'è un panel, il panel contaminanti, che si occupa quindi di fare la valutazione del rischio per i contaminanti e in particolare per l'arsenico. Allora, il concetto base che utilizzano quindi gli esperti che si occupano di questo è un concetto noto da tempo, cioè non esiste un veleno. L'importante è la dose, cioè qualsiasi sostanza, anche i nutrienti possono essere veleni in grandi quantità. Qualsiasi sostanza, anche l'arsenico, non è un veleno in piccolissime quantità. Quindi quello di cui si occupano gli esperti di questo panel è vedere se nelle condizioni attuali una sostanza è o meno un veleno. Successivo. Ok, quindi questo per esempio è l'ultimo parere scientifico rilasciato dall'EFSA a proposito dell'arsenico negli alimenti, e in quest'ultimo parere che è stato emesso nel 2009 è stata rivista tutto l'aspetto della tossicologia, perché c'erano delle novità, ci sono stati dei grossissimi problemi di arsenico in Africa, e si è scoperto che era più diciamo il rischio era più elevato di quello che si pensasse, e le dosi soglia che si ritenevano insomma accettabili non lo sono più, c'è un rischio sin da dosi abbastanza basse, e quindi si è rivisto verso il basso la dose accettabile. Ok, di conseguenza, dopo che si fa dunque questa valutazione del rischio, c'è chi fa la gestione del rischio, che stila le leggi. Allora, per quanto riguarda la qualità delle acque destinate al consumo, c'è una direttiva europea che man mano viene aggiornata, però con la base è del 98, e poi a livello nazionale ogni paese fa i suoi decreti, e quindi questo è il decreto italiano. Ho riportato qui i siti di tutti questi documenti, quindi chi vuole, a partire da questa presentazione PowerPoint, può andare a recuperare tutti i documenti. Vi ho sempre messo dove è disponibile la versione in italiano. Questa presentazione poi eventualmente la possiamo mettere sul sito? Sì, sì, certo. Sì, sì, non c'è problema, sì. Sono tutti i documenti ufficiali. Quindi questo è il decreto italiano,
con i valori limiti per poter dichiarare potabile l'acqua. Vedete qui tutta una serie di contaminanti, tra cui l'arsenico, e vedete che il valore limite, si chiama valore parametro, è di 10 microgrammi per litri. Allora, alcuni di questi contaminanti sono contaminanti spesso naturali, per esempio apposta l'arsenico o il fluoro. Altri sono dei contaminanti che possono essere naturali o meno, per esempio i nitrati, e alcuni sono legati per esempio alla clorazione delle acque, in cui il cloro a contatto con sostanze organiche crea quindi dei derivati del cloro che sono particolarmente tossici. Quindi per ognuno di questi parametri chimici ci sono questi livelli al di sotto dei quali bisogna essere. Ok, però abbiamo una scappatoia a questi valori limiti, sono le deroghe. Allora, a livello italiano le deroghe vengono concesse dal Ministero della Salute. Questa normativa europea, poi applicata a livello italiano, è iniziato nel 2001 a essere veramente applicato. Era già previsto a livello europeo che uno poteva chiedere delle deroghe per periodi di 3 anni, impegnandosi però a 2 cose. Uno, sistemare le cose, cioè fare in modo che la situazione si risolvesse, cioè che il parametro scendesse sotto il limite, con filtri, con mescolando più acque, con vari metodi. 2, avvisare la popolazione che l'acqua era di sopra dei limiti, che si stavano prendendo provvedimenti, ma che per 3 anni l'acqua comunque veniva distribuita. Allora, per quanto riguarda l'Italia, sono tantissime le richieste di deroghe che sono state fatte e che sono già state fatte 2 volte, quindi adesso si stava chiedendo la 3ª deroga per tutta una serie di contaminanti, tra cui l'arsenico. Per l'arsenico le richieste di deroghe arrivavano a 50 microgrammi per litro. Dai 10 sì. E ovviamente nel decreto c'è scritto questo impegno di informare la popolazione. Allora, praticamente che cosa succede? Succede che questa informazione sicuramente è stata scarsissima. Io ho cercato parecchio su internet, l'unica informativa alla popolazione in relazione alle deroghe è stata quella per il fluoro, perché il fluoro, anche questo è un contaminante naturale che pone grossi problemi nei castelli perché crea problemi di fluorosi ai denti e alle ossa, ed è fondamentale informare la popolazione di non usare dentifrici al fluoro, di non dare supplementi di fluoro ai bambini in queste zone. Quindi questo, c'è una di queste ASL che ha questo problema, che ha fatto effettivamente un opuscolo. Non so quanto sia andato in giro l'opuscolo, però almeno lo sforzo l'hanno fatto. Informative di questo tipo in relazione all'arsenico non le ho trovate. Persone che conosco che abitano ai castelli mi hanno detto di non averle ricevute, però non ve lo posso assicurare. Sì, prossima diapositiva. Grazie. Allora, perché è importante il discorso dei bambini? Il discorso dei bambini non è importante soltanto per il fluoro, è importante per tutti i contaminanti, perché la nostra esposizione, ma anche la nostra vulnerabilità ai contaminanti, dipende dall'età e dalla condizione fisiologica. Vi spiego meglio perché. Prossima diapositiva. Allora, voi avete un bicchiere di acqua che contiene tante cose, è normale, non esiste l'acqua pura. Non esiste proprio in natura, contiene tante cose. Immaginiamo che contiene un po' di arsenico. Quel bicchiere di acqua bevuto da un uomo adulto di 60 kg non ha lo stesso effetto se bevuto da un bambino di 30 kg, ancora di meno in un bambino piccolo. Voi mi dite, sì, però l'uomo adulto beve di più. Eh no, cioè beve di più in quantità totale, ma in proporzione al suo peso beve molto di meno. Che il bambino, essendo in fase di crescita, consuma molti più alimenti e beve molta più acqua rispetto all'adulto, nel neonato addirittura quasi 10 volte. Quindi i bambini più sono piccoli, più sono esposti, pur avendo la stessa concentrazione di contaminanti nell'acqua. Oltretutto sono anche più sensibili. Sono più sensibili perché ci sono tutti i processi di crescita e di sviluppo, in particolare a livello neurologico, quindi voi potete bene capire che i metalli pesanti come l'arsenico, che creano dei danni neurologici, sono particolarmente dannosi nei bambini piccoli. Quindi ci vuole un'attenzione molto particolare per i bambini.